su Milano pesa gran parte della mitologia fascista. Milano è la culla del fascio primogenito, Milano era la città produttiva per eccellenza, Milano è un luogo in cui si concentrano gli apparati amministrativi rapidamente, insomma dopo la rottura del fronte con la migrazione da Roma, ma già prima Milano aveva un forte ruolo. Questo naturalmente pone sempre i problemi, perché c'è la mitologia localistica che amplia questo ruolo, qualche volta in modo eccessivo. E questo quindi è il motivo per cui Milano diventa questo posto simbolico anche per il fascismo e anche per l'opposizione. Cioè gli antifascisti vedono in Milano un luogo nel quale si combatte, non solo vedono, ma effettivamente è un luogo nel quale si combatte in modo disperato, una sorta di corpo a corpo in realtà, perché dobbiamo pensare che ci sono le forze armate della Repubblica Sociale che sono presenti in Milano e ci sono le forze della Resistenza che certo combattono sulle montagne, ma in Milano hanno un forte radicamento, non solo politico, ma anche organizzativo e militare. Rispetto a Milano ci sono delle scansioni sono un po' obbligate, no? Perché l'occupazione, il periodo di organizzazione delle forze antifasciste, la possibilità di far muovere le fabbriche, gli operai, che si esaurisce nel grande sciopero della primavera e poi dopo Milano non funziona più, cioè le fabbriche non hanno più materiale o materie prime, scusate, e quindi lavorano poco, e se lavorano poco non conta che gli operai scioperino, e questo è una cosa che toglie alla Resistenza, al movimento operaio, un'arma formidabile. Il punto importante da quel momento in poi, cioè dalla metà del 44, diventa la guerra partigiana sulle montagne. La grande estate partigiana ha anche questa motivazione, il fatto che la lotta nelle città non è più così determinante per tagliare le gambe all'occupazione o tagliare le gambe ai rifornimenti della Repubblica Sociale e delle forze tedesche. E allora da questo punto di vista tramonta il ruolo di Milano all'interno della Repubblica Sociale e diventa, tenere d'occhio Milano diventa solo un problema di ordine pubblico. E anche per questo in fondo la lotta partigiana e la repressione fascista e tedesca diventano più crudeli e più feroci, perché da quello che ho capito io, anche se non ho fatto i conti precisi, il maggior numero di caduti della Resistenza si hanno proprio nel periodo dell'inverno del 44, per difficoltà oggettive, insomma, non è possibile andarsene dalla città, ma anche perché questo fatto che nella città si concentrano tutte le forze e quindi lo scontro diventa durissimo. Parini è uno che cerca di arrabattarsi come può. Cerca di arrabattarsi come può perché non è detto che riesca sempre a rispondere alle domande che sono tante, sono urgenti, e lui non è vero che ha anche una prospettiva più ampia di costruzione di un consenso attorno a un'idea moderata del fascismo e in genere un'idea moderata della società, per cui cerca anche appoggi nelle gerarchie ecclesiastiche, che naturalmente oscillano con molta sapienza, no? Diplomatica tra Resistenza e fascismo. Ma soprattutto questo personaggio, questo capo provincia, si preoccupa di pensare a qualche cosa che tenga in piedi non solo la società fascista, ma anche la società tradizionale, a cui lui in fondo sembra molto legato. È un personaggio che esce
così, un po' dagli schemi del fascismo, antifascismo o dell'estremismo fascista. E questo spiega anche in un certo senso il suo successo, la sua capacità di durare al di là degli scossoni che gli vengono imposti. Certo, c'è un certo momento dell'agosto del 44, come è noto, si scatenano i momenti più duri, e questo significa per lui la necessità di ritirarsi e di lasciare il campo a un altro prefetto, Mario Bassi, che non è un sanguinario, è un uomo anche lui relativamente moderato, ma è un uomo diverso dal nostro, e quindi riesce a ottenere anche dai tedeschi un maggiore apporto.